Buongiorno, siamo qui nella palestra Body Shape con la nostra rubrica Un giorno, un allenamento. Oggi abbiamo la nostra allieva Giovannina che ci mostrerà qualche esercizio per rilassare la parte superiore delle spalle dove lei ha sempre tanto dolore. Iniziamo subito. Siamo nella posizione eretta, però io vi dico sempre, se questa posizione vi dà fastidio sulle gambe, sulla schiena, potete fare questi esercizi anche seduti, non sul letto, non sul divano, ma su una sedia, perché il divano e il letto sono morbidi e sprofondano. Invece, su una sedia, essendo rigida, terrete meglio la posizione con la colonna perfettamente in linea. Allora, da questa posizione dovete portare le spalle fuori, quindi petto aperto, sguardo in avanti verso l'orizzonte e una leggera retropulsione del mento. Cosa vuol dire? Che il mento deve andare leggermente indietro, ok? Quindi voi dovreste percepire l'allungamento sui muscoli posteriori del collo. Quindi la posizione, io adesso l'accentuo per mostrarvela, ma non è questa, la posizione è questa, quindi mento indietro, allungo i muscoli posteriori del collo e percepisco già semplicemente in questa posizione una leggera tensione muscolare sulla parte posteriore della colonna, a partire dalla cervicale fino alla parte dorsale, diciamo alta per intenderci. Bene, da questa posizione cosa devo fare? Con le mie spalle devo disegnare dei cerchi, quindi prima in avanti e poi portare le spalle indietro. La posizione della testa non cambia, devi stare in quella posizione che ti ho indicato all'inizio e andare indietro con le spalle. Bene, questo lavoro potrai farlo per una durata di circa 30 secondi, in linea di massima sono 10 ripetizioni. Dopodiché farai il lavoro al contrario, quindi da dietro porterai avanti le spalle. Mentre la tua colonna sarà completamente in tensione, le tue spalle, quindi la parte superiore, puoi girarti per favore di spalle, ok, continua, la parte superiore delle tue spalle invece si decontratturà e quindi tu riuscirai a percepire una piacevole sensazione. Terminato questo esercizio, lavoriamo ancora sulla parte alta della spalla. Prenderai il tuo braccio e gli farai disegnare dei cerchi. Prima indietro, eccolo qua, davanti sposti indietro, ricordati di non modificare la posizione della testa, disegna dei piccoli cerchi, ovviamente l'apertura è quella che riuscirai tu ad avere, perché se hai un blocco sulla spalla riuscirai ad aprire ben poco. Dopodiché terminerai il movimento in avanti e invertirai con il movimento indietro. Ovviamente Giovannina, avendo molto dolore sulla parte superiore della spalla, cosa succede? Succede che lei quando va indietro asseconda, vedete, il movimento con il corpo, quindi con la parte del busto. Non è un errore, è solo un compensare il lavoro che il suo braccio non riesce ad eseguire. Lei lo fa lo stesso, voi lo dovete fare lo stesso. Io che sono qui posso aiutarla in che modo? Le blocco con il mio avambraccio la spalla davanti e le faccio eseguire, vedete, questo ha un blocco, lei più di qua non riuscirà mai ad andare. Lentamente guidando il movimento glielo porto in avanti. Qui lei ha un blocco, quindi io più di qua non posso andare. Però cosa ho fatto? Le sto facendo lavorare in maniera isolata la parte, l'articolazione della spalla, non coinvolgendo il resto del corpo.
trascorso sempre i nostri 30, puoi girarti, secondi. L'ultimo lavoro, poi mi trasferirò ovviamente, farò l'esercizio dall'altra parte. L'ultima cosa che posso fare è lavorarle insieme, quindi aprire e indietro. Vado su, devo disegnare dei cerchi completi, esatto, e lei si blocca in questa direzione. Questo sempre. E adesso cosa fa? Sta compensando spostando in avanti il busto. Quindi io, per evitare che questo possa accadere, cosa faccio? Mi posiziono dietro o a una parete, ok, e provo a farla lavorare. È diverso il movimento? Ok. Ecco qui, lei ha detto che il movimento è diverso e lo sente più leggero. In avanti, stessa cosa farò dietro. Non forzate mai il movimento, piuttosto assecondate fin dove lei riesce a supportare. Seguite il movimento di chi lavora. Vi fermate e provate ad allenarvi. Grazie, buona giornata.